Salve a tutti e benvenuti ad un'altra video recensione di AliExApp. Oggi vi mostreremo la beta 5 di iOS 7 testata sul nostro iPhone 4S. Ci sono numerose novità, andiamo a vederle. In impostazioni tutte le icone sono state ridisegnate, come possiamo notare, e sono state create come proprio fa immaginare che siamo, ci fa capire che siamo in iOS 7. Infatti sono molto simili a questo sistema operativo. Poi c'è una nuova icona per Twitter che si trova in varie parti del sistema operativo. Come possiamo vedere, abbiamo questa nuova icona con uno sfondo bianco e l'uccello di Twitter celeste. Poi, ora è possibile disabilitare e attivare l'impostazione che ci permette di aprire il centro di controllo dalle app. Infatti, possiamo disattivarlo e attivarlo. Poi, come altre novità, quando ci arriva una notifica c'è una nuova grafica e esce un pallino che ci permette di capire che se scendiamo con il dito verso giù andremo a vedere il centro notifiche. Poi c'è un nuovo effetto durante lo spegnimento, come possiamo vedere, dei nuovi tasti con la scritta scorrere e segnare. Possiamo vedere, annulliamo. Poi dentro al telefono ci sono nuove icone presenti durante una telefonata. Per esempio, andiamo a fare un nome. Come possiamo vedere, ci sono dei nuovi pallini. Poi, questo è il telefono di casa che ho appena chiamato. Poi c'è una collaborazione con Yahoo che è sempre più visibile. Infatti Apple si intensifica e il motore di ricerca aumenta la sua presenza. Poi c'è la possibilità di disattivare e attivare le etichette IO dei pulsanti. Come possiamo vedere, inaccessibilità, come possiamo vedere, etichetta attiva e disattiva. Poi, ecco, è stata cambiata l'icona dell'hotspot personale. Infatti ora apparirà nella barra di stati il simbolo con il relativo numero degli utenti connessi. Ora, quando ci arriverà una chiamata, cambierà il pulsante per rispondere alle chiamate. Sarà simile a quello per lo spegnimento. Poi, adesso le note vengono correttamente ripristinate dal backup di iCloud. E quando si fa l'aggiornamento di iOS, non comporta più la perdita delle impostazioni personalizzate di Safari. Poi è stato risolto un problema che non permetteva ad alcuni utenti con l'iPhone 4 di scaricare applicazioni dallo store, mentre ora è tutto funzionante. Poi è stata aggiunta l'icona in Siri per le QQ. Come possiamo vedere, ci sono e due apicetti. Poi è stato risolto un bug, cioè il problema che si verificava quando si chiudevano due applicazioni contemporaneamente dal multitasking. Infatti si verificava dello spazio, mentre ora no. Poi, se ora la ricerca di una parola o di un'immagine vengono effettuate utilizzando più fonti in Siri, Bing compresa. Inoltre Siri ci chiederà anche se può utilizzare il nostro account Twitter, ovviamente solo se si è configurato, per utilizzarla come ulteriore fonte di ricerca. Come possiamo vedere, cerca AliExApp su internet. Cosa vuoi cercare? Gaeta. Scriviamo. Ok, ho trovato questo su internet. Come possiamo notare, ha trovato il sito e ha trovato
infatti ci sono dei collegamenti da Siri a internet. E troverà anche tutte le immagini. E quando andiamo a vedere se Twitter ci mostrerà i tweet che vengono a risalire AlexApp e anche gli account in cui vengono effettuati questi tweet. Poi è stata cambiata la grafica della lente di ingrandimento, come possiamo vedere, con lo nuovo zoom caratteri. Poi ora nelle mail, ora i pulsanti per eliminazione, archiviazione e segnalazione sono invertiti. Il primo ora si trova a destra e il secondo a sinistra. Andiamo a vedere. Gmail. Andiamo a vedere modifica e vediamo segnala tutto, sposta e archivia. Con la nuova beta di iOS 7 è possibile accedere al dizionario per scaricarlo in diverse lingue, italiano compreso. Poi andando su impostazioni, privacy, privacy, localizzazione, poi posizioni frequenti e poi storia sarebbe qua. Vedremo tutti i posti che sono più frequentati da noi sulla mappa. Ci sono miglioramenti di sistema e alcuni bug risolti. Per oggi è tutto, Alex App.